Tacito è l'ultimo grande storico della letteratura latina, ma paradossalmente le notizie biografiche sul suo conto sono decisamente scarse e in prevalenza frutto di ipotesi. Non conosciamo esattamente il suo prenomen, Gaius o forse Publius, non sappiamo con certezza né il luogo né la data di nascita. Possiamo solo ipotizzare, attraverso la comparazione e l'incrocio di fonti diverse, che Tacito sia nato tra il 55 e il 58 d.C. nella Gallia Narbonese, o, ipotesi più probabile, nella Gallia Transpadana. Forse attorno ai 20 anni, Tacito si trasferisce a Roma per approfondire gli studi di retorica con i migliori maestri, tra i quali c'è anche Quintiliano. Le notizie biografiche cominciano a diventare più dettagliate intorno al 78 d.C., quando Tacito sposa la figlia di Giulio Agricola, uomo politico, generale e brillante, a cui lo storico dedicherà nel 97 d.C. una biografia commemorativa, che è tra l'altro la sua opera d'esordio. Grazie alle doti di oratore, all'influenza della famiglia di origine e in ultima istanza al matrimonio con la figlia di Giulio Agricola, Tacito inizia una rapida carriera politica negli ultimi anni dell'impero di Vespasiano, per proseguirla durante l'impero di Tito e portarla al vertice durante quello di Domiziano. Dopo aver ricoperto le cariche di tribuno militare e tribuno della plebe negli anni tra l'81 e l'88 d.C., diventa pretore e poi propretore, cioè governatore di una provincia nord-occidentale dell'impero, fino al 93 d.C. Tacito raggiunge l'apice della carriera nel 97 d.C. sotto l'imperatore Nerva, ottenendo la carica di consul suffectus, destinato cioè a subentrare ai consoli ordinari in caso di impedimento di questi ultimi. La carriera di oratore e di uomo politico di Tacito prosegue brillantemente anche durante l'impero di Traiano. Nel 100, Tacito, insieme all'amico Plinio il Giovane, difende i provinciali d'Africa impegnati in una causa per malgoverno contro il loro ex governatore Mario Prisco. Il processo fece scalpore. Il fatto che Tacito fosse parte del collegio difensivo dimostra che era considerato uno dei migliori oratori sulla piazza. L'ultima tappa a noi nota della carriera di Tacito risale al 112-113, allorché è proconsole della provincia d'Asia, corrispondente al territorio costiero dell'Asia Minore. La data della morte è incerta e va collocata tra il 116 e il 122, tra la morte di Traiano e l'inizio del principato del suo successore Adriano. Quella di Tacito è tutto sommato una biografia piuttosto ordinaria per un esponente del suo ceto. Una carriera politica regolare, una brillante esperienza nel campo dell'oratoria giudiziaria, da sempre coltivata dall'elite senatoria. Ma mentre tutto questo accadeva, Tacito si dedicava instancabilmente alla storiografia, la passione più profonda e duratura della sua vita. Tacito è forse il più grande storico romano, magari senza forse, lo è soprattutto per il modo in cui lui ha scritto la storia, per l'originalità straordinaria del suo stile, che non è solo un modo di scrivere, ma è un vero stile, cioè è proprio un modo di vedere il mondo. Quindi abituarsi all'idea che lo stile di chi scrive non è solo come mette in fila le parole o come le sceglie, ma è come rappresenta il mondo attraverso quel filtro, quello schermo di parole. Tacito è questo, ha uno stile del mondo che è inconfondibile. Era un uomo importante, fu console, proconsole, discendeva da una famiglia illustre, e quindi, come dire, ebbe un ruolo importante a Roma, anche se visse in un periodo in cui si percepiva fortemente un conflitto, quello tra la monarchia assoluta, da un lato, dell'imperatore, e comunque un desiderio di libertà, che in Tacito si manifesta, o perlomeno viene manifestato da certi suoi personaggi.